Ciao. Sono molto contento di andare a vedere Julian Casablancas and the Voids, perché il disco che hanno fatto mi è piaciuto tantissimo. Ta-da! Momento spot numero uno! Personaggio sotto metadone. Anche quelli del gruppo erano molto simpatici, c'era Capitan Findus che era il grande. Ma chi è che ci è venuto a trovare oggi? Bellissimo, grande, ci abbiamo Claudio! Sono venuto a vedere Julian Casablancas perché mi dicevano che, visto che gli Strokes mi sembrano un gruppo che ha perso da un po' la sua vena ispirativa, mi hanno detto che invece lui l'aveva recuperata con questo gruppo. Non è vero, sicuramente. Io dovete sapere che sono venuto qua dicendo al mio capo che dovevo andare tipo una specie di messa fatta da dei una frati. Messa. Ah, proprio una poi messa. Comunque vera. Era parzialmente vero, se non fosse che i frati erano su no. Bella serata, solo che sono arrivato tutto fomentato e mi sono trovato come prima cosa Anthony and the Johnsons, che non è la cosa migliore se vuoi far casino. Poi cosa hai visto ieri? E poi ho visto quelli fighi che si chiamano gli Spiritualized, quello è stato molto figo. È uno dei gruppi che si lavano di meno che abbiamo mai visto nella storia. Ho visto Jace Blake, fighissimo, veramente figo. Un pezzo di Andrew qualcosa che c'era sul finale. Ho visto un'altra cosa. Ho visto qui, un cazzo rispetto a quello che ieri. Ma io ieri alla fine cosa ho visto? Lo sai, non me lo ricordo. Chiara, alla fine ieri sera siamo andati a vedere gli Electric Wizard, alla fine. Gran casino metallaro e sullo sfondo un sacco di video di poppe e satanismo. Era molto interessante, era molto interessante, poppe e satanismo. Perfetto. Allora ci aggiorniamo dopo. Dai. Noi andiamo a vedere Patti Smith, mentre te invece vai a vedere vedere New Pornography. New Pornography. Forza Roma. Vince il Primavera Sound, questa edizione la vince Patti Smith. Ora cosa ci abbiamo? Marco Rivoso, Tramp Dog. Vai, dove? Auditorium. Vai. Thank you.
grande batterista. Stonato che nel disco. Un pochino più stonato dal vivo, insomma, non ha una grandissima voce. Quelle lì che mi dicevi tu, quelle le donne, le Riot Girl, non presenti. Esatto, quelle sì, Chiara, Chiara. Sono le migliori, andiamo, c'è un pezzo di storia. Fatto ballare tantissimo e anche loro prese bene dalla Patti Smith, che hanno detto siamo rinate dopo il concerto di Patti Smith, e abbiamo visto che sono rinate bene. Senti, un primo della sound del anni 90, with stile, love. Anni 90 with love. O gli Alt J, come li chiamiamo? Sì, si va, hai visto il video quello di come scrivere una Alt J song? Sì, ho visto, cioè il tutorial di come scrivere una canzone degli Alt J. È strapieno di gente, veramente strapieno di gente, siamo lontanissimi, Chiara, siamo lontani. Io non ho neanche la forza di addentrarmi adesso. No, veramente. Gli Alt J secondo me loro sono bravi pischelli, sono pischelletti. Sai qual è la cosa? Che se loro ci avessero un quarto della grinta che ci ha fatto Smith sul palco, sarebbero un gran gruppo, ma loro rientrano perché sono quella dei farfelletti.